lascia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Welcome to the bar. Can I get you a drink? Blame it on the Henny, blame it on the goose. Got you feeling dizzy. Blame it on the alcohol. Blame it on the yeah. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video ragazzi, un video. Come avrete letto all'inizio del video, non è da me fare questo genere di video, ma sono un po' di giorni che c'è un tizio sul canale che si diverte a rompermi le palle e quindi volevo farvi vedere che personaggio è questo tizio. Visto che lui dice di sapere come sono fatto io e di sputtanarmi, allora questo tizio parto col presupposto che si è avvicinato a me e al mio canale con il solo scopo di farsi sponsorizzare, da me. Nel video avete anche gli screen e le prove. Ha insistito svariate volte per richiedere questa cosa con molta insistenza su PSN, su Facebook, inviandomi messaggi continui. Ed è arrivato anche a chiedermi account moddati, dicendomi io ti mando due persone e tu mi fai un account moddato da mettere in palio sul mio canale e cazzate varie, cosa che io non ho fatto perché gli account moddati io non li vendo e automaticamente non ho fatto questa cosa e non mi andava neanche di starlo a sponsorizzare, però per farlo contento l'ho accontentato inserendolo tra i miei canali amici, anche se a me fregava ben poco alla fine, non mi faceva alcuna differenza. Sicché cosa è successo? È successo che continuava a insistere che io mettessi un link in descrizione del suo canale, cazzate varie, ma io comunque gli avevo già spiegato e lo leggerete anche nei commenti che gli avevo già spiegato che non faccio questo genere di cose e quindi nulla. Poi sono passato comunque ad arrivare a 1500 iscritti, scusate ragazzi, e lì è nato diciamo una sorta di stizza da parte di sto tizio nei miei confronti, non so per quale motivo. Come avete letto all'inizio del video, in un commento sembra che sto tizio ce l'abbia con tutti i youtuber che hanno più iscritti di lui, visto che è un povero sfigatello secondo me e non riesce a crescere, quindi non so cosa fargli io. E quindi nulla ragazzi, automaticamente ha cominciato ad insultare me e tutti i miei iscritti dicendo di passare sul suo canale, dicendo che io truffo i miei iscritti, che non sono trasparente. Ma secondo me questo è una persona che vive di ignoranza ragazzi, è un po' bimbo minchia secondo i miei gusti, anche perché non si può insultare le persone così alla cazzo, tanto perché il titolare del canale ci sta sul cazzo, allora noi insultiamo i suoi iscritti, anche perché è una mancanza di rispetto. Quindi io mi domando ragazzi, il rispetto che ha questa persona per se stesso e verso le altre persone dove sta? Secondo me non c'è. E poi è lui, è il primo che viene a parlare di rispetto a me e di trasparenza con i miei iscritti, quando mi sembra di essere abbastanza trasparente. Tutti quanti i miei iscritti sanno che ora sto facendo i miei contest non alla bucio di culo ma per meritocrazia, ma questo qui è un povero stolto e secondo me non sa neanche cosa vuol dire la parola meritocrazia, perché altrimenti non farebbe tutta queste ridicolaggini che fa. E quindi automaticamente continua ad insultare. È venuto anche su una live dove è stato sfottuto parecchio dalle persone che erano in live, ma lui ha continuato imperterrito, continua
a dire aggiungetemi su PSN, continuo a dire inutili cazzate, insomma, no? A dire ve la dico io la verità, dice che mi metto gli iscritti da solo. Allora, caro amico, gli iscritti da solo non posso mettermi. Non posso aprire 1500 account YouTube e mettermi 1500 iscritti. E non significa che se ho 1500 iscritti e non faccio visualizzazioni, oppure non ho 1500 mi piace per ogni video, non significa che io mi sia messo gli iscritti da soli. Ma questo il tuo povero cervello da ignorante non lo capisce, e quindi arrivi a delle facili deduzioni. Ti lascio alle due deduzioni. Dopo questo video non andrò più a risponderti perché non meriti risposta. Ti comunico in anticipo che oscurerò tutti i tuoi commenti sul mio canale, perché i miei iscritti non meritano di vedere un personaggio come te che commenta su un canale come il mio. Quindi l'unica cosa che ti posso augurare, caro il mio ignorantone, fai una buona vita, continua a rosicare dei successi altrui, continua a rosicare di ciò che fanno le persone, e mi raccomando, crescerai, sicuramente crescerai. A forza di insulti probabilmente crescerai. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti. Mucho amor para la gente que me apoya y para los que no, que me coman la polla. Nunca me digas hola, yo saludo con adiós. Demasiada gente pero amigos dos. Mirando al cielo y no veo nada. Yo no creo pero palabra de Dios. No quiero las gracias pero me las darás. La vida me folla y yo...